La storia chiama, Giovinazzo risponde presente. Per la prima volta nella storia, Giovinazzo è stata infatti sede di partenza di una tappa del Giro d'Italia. Giovinazzo Bari, per la precisione, peraltro prima tappa italiana di questa 97esima edizione del Giro. Tra i numerosi eventi che hanno preceduto la partenza c'è stata anche la Notte Rossa del 12 maggio, nell'immediata vigilia della tappa. Protagonisti la musica e l'esposizione di prodotti artigianali e alimentari locali. La fata da padrone l'ulivo, sia per l'albero di Piazza Duomo che per la nota mascotte Pasolino. Davvero tanta la partecipazione della gente nei luoghi della Notte Rosa, e cioè Piazza Umberto con il brindisi inaugurale, Via Marina e Centro Storico, in cui erano presenti anche delle bici realizzate con addobbi floreali, Piazza Spinelli, Via Cappuccini e infine Piazza Porto. A completare l'opera, l'esibizione in giro, è il caso di dire, della street band Route 99. E oggi, 13 maggio, è stata poi appunto la volta della tappa Giovinazzo Bari. Tanto entusiasmo qui in Piazza Vittorio Emanuele, sin da molte ore prima che la corsa avesse inizio, perché ci sono stati tanti spettacoli, c'è stata anche l'apparizione della coppa del Giro, nonché appunto la presentazione di tutte le squadre e la firma apposta da ciascun ciclista. E prima che la gara avesse inizio, noi abbiamo intervistato Luca Paolini, che l'anno scorso indossava la maglia rossa quando il Giro arrivò a Giovinazzo, e poi Alessandro Petacchi. Andiamo ad ascoltarli. Luca Paolini, l'anno scorso indossava la maglia rosa a Giovinazzo, ti fermasti per onorare la memoria di Franco Ballerini. Che effetto ti fa tornare un anno dopo qui nella nostra città? Ma innanzitutto complimenti al gente e al pubblico, perché si sente il calore ancora del Sud Italia, quindi mi sembra di essere ritornato un anno indietro. Non ho la maglia rosa, però quest'anno abbiamo il capitano, abbiamo Joachim e cercheremo di portare la maglia rosa a Trieste. Grazie. Il Giro è arrivato in Italia e da Giovinazzo, per un velocista come Alessandro Petacchi, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, può partire l'assalto alla maglia rosa? Vediamo, è una tappa difficile, anche se sulla carta è molto facile con questo tempo, un circuito brutto, con la pioggia sarà ancora più brutto, e per noi è importante non perdere tempo con Rigoberto, quindi vedremo come andrà la tappa. Poi se capiterà l'occasione proverò a fare la volata, ma vediamo. Un tuo giudizio su Giovinazzo e sulla gente di Giovinazzo? Ma al sud è sempre una grande festa, le persone sono sempre molto così entusiasti dell'arrivo del Giro, e come sempre ho ritrovato lo stesso clima, e è bello vedere che il Giro è così, insomma. Grazie, in bocca al lupo. E poi alle 14.45 o poco prima ha preso il via la tappa. Andiamo allora a vedere le immagini della partenza.
scende la pioggia, ma che fa? Come canta Gianni Morandi. In effetti non è stata una giornata meteorologicamente positiva per Giovinazzo, ma nonostante ciò la festa per la Carovana Rossa non è stata affatto rovinata. Il 13 maggio rimarrà dunque una giornata nella storia di Giovinazzo e a questo punto arrivederci, chissà, al prossimo Giro d'Italia.